questo è il nuovo video. Oggi il video Sephora Haul. Sì, è successo di nuovo. Ho comprato un botto di roba da Sephora e ho voluto assolutamente fare il video per condividere le cose che ho comprato. Lo so che vi avevo promesso oggi il video sul Canada e sul lavoro, ma purtroppo sta settimana è successo un casino. Sono dovuta andare in ospedale. Non vi preoccupate, è tutto a posto. Ma il giorno in cui dovevamo filmare io e Jay, il giorno che ci eravamo riusciti a mettere d'accordo con tutti i nostri vari impegni, purtroppo è successo che sono dovuta andare in ospedale, quindi non siamo riusciti a filmare per quello e quindi ho dovuto diciamo filmare un altro video. Quel video arriverà, ma arriverà almeno tra una settimana e mezzo, quindi vi chiedo perdono, ma vi giuro che questo video sul Canada, appunto sul lavoro, sul Canada, arriverà, vi giuro, arriverà, ma... Spero che comunque accettiate questo video che vi arriva oggi, che è appunto una nuova haul di make up. Ho comprato un botto di roba, quindi iniziamo perché so che già questo video verrà lunghissimo, quindi iniziamo. La prima cosa che ho comprato, questa è una busta qua, no? La prima cosa che ho comprato è un set della Tarte Cosmetics. Questa qui è la Tarte Skincare Hydration Vacation e quindi è praticamente un set con quattro cose all'interno. Qui da Sephora ci sono un sacco di set stile mini taglie che pagate molto di meno. Questo qua io l'ho pagato $38 e all'interno c'è, ve lo apro, all'interno c'è la crema, quella lì H2O, super famosa su YouTube. In realtà io ho comprato questo set perché volevo provare la linea skincare della Tarte per vedere se appunto la mia pelle reagisce, come reagisce, eccetera eccetera. Ho diciamo letto ottime recensioni, però non mi fidavo di spendere subito €50 per un, per un vasetto di crema e poi magari la mia pelle, non lo so, mi escono i brufoli eccetera eccetera, quindi ho detto vabbè, compro il set così provo diciamo tutta la linea. E appunto questa è la crema, è appunto crema super super idratante a base acquosa. In realtà ho provato già un'altra crema di un'altra marca, sempre a base diciamo di acqua, con un grande quantitativo d'acqua all'interno. Devo dire che la mia pelle è piaciuta tantissimo, quindi provo questa per vedere cosa ne pensa la mia pelle, insomma. Poi ho dentro questo set c'è un mini setting spray, quindi uno spray per fissare il trucco. Ha un profumo buonissimo questa collezione. E poi c'è un gel per appunto pulire la pelle. E l'ultima cosa che c'è sono diciamo le maschere per gli occhi, quindi quelle maschere che mettete sotto al contorno occhi per appunto ridurre il gonfiore per ridurre il gonfiore, se magari siete in aereo e appunto la vostra pelle disidratata. Questi sono appunto i prodotti migliori. Sinceramente non l'ho ancora provato, quindi non vi saprei dire se mi piace o non mi piace. La profumazione mi piace, ho sentito ottime recensioni e inoltre, se a voi piace qualcosa della Tarte, so che purtroppo da Sephora Italia non c'è, però so che potete comprarla dal sito tartcosmetics.com e comunque fa spedizioni internazionali, quindi in realtà se siete uno o due più persone magari potete fare l'ordine assieme e magari così pagate le spese di spedizione con una vostra amica e così potete comprare e provare nuovi prodotti. La maggior parte di questi prodotti non ha più la scatola, anche perché sono prodotti che ho comprato nel corso del mese, quindi dopo un po' le scatole le butto perché mi dimentico. Comunque ho comprato sempre anche questo, è un prodotto della Tarte e questo qui è il Tartist Double Take Liner, ovvero è una sorta di eyeliner. Da un lato ha l'eyeliner nero e dall'altro ha la matita nera. Veramente questo prodotto è una bomba, ce l'ho già provato e l'eyeliner è uno dei migliori che abbia mai provato, secondo me supera anche quello della Kat Von D. Super super nero, super intenso, anche la matita mi dura tutto il giorno e la cosa fantastica è che praticamente è molto comodo, perché se viaggiate tanto avete sia la matita che l'eyeliner in un prodotto solo, cosa che è fantastica, veramente. Diciamo che non avevo mai provato nessun prodotto eyeliner o comunque occhi della Tarte, ma questo qui l'ho provato e me ne sono innamorata subito, quindi super super consigliato in caso veniste in America, in Canada eccetera eccetera, ve lo consiglio. Ho comprato due fondotinta perché in realtà il fondotinta è uno di quei prodotti che mi piace sempre sperimentare. Non ho mai trovato un fondotinta che dici quello è il mio fondotinta in assoluto preferito, non ho bisogno di cercare altri nuovi fondotinta. Comunque compro sempre nuovi fondotinta e questo qui è della Cover FX e questo qui si chiama
Custom Cover Drop, quindi sono delle gocce super super iper concentrate di pigmento, quindi super super coprenti. Io questo qua non lo uso da solo, ma lo uso con degli altri fondotinta, quindi prendo il mio NARS Sheer Glow e metto due gocce di questo e il fondotinta diventa super iper coprente. Quindi per una serata speciale, per un evento, questo qui è veramente una bomba e poi veramente ne servono due gocce, quindi vi durerà vita. A me piace tantissimo, copre tutto, cioè veramente ho avuto uno sfogo sul viso e mi ha coperto veramente tutto in quel periodo, quindi super super consigliato. Se siete in Europa, anche qui non lo potete trovare su Sephora, ma lo potete trovare su beautybay.com. beautybay.com ha un sacco di marche che non potete trovare appunto su Sephora, ma appunto le potete trovare su beautybay.com senza pagare la dogana, quindi in caso foste interessate, fatemi sapere, magari se volete vedere un video, applicazione eccetera eccetera, ma questo è una bomba, sono stata super felice di averlo comprato perché mi piace tantissimo. Quindi in caso, se anche voi siete interessati a questo brand, che in realtà mi sta sempre più attirando perché ho già provato due dei loro prodotti e tutti e due mi piacciono tantissimo, mi sa che ne proverò altri. Comunque, se anche voi siete attirati da questo brand, potete prenderlo su beautybay.com. L'avete già visto in azione su qualche tutorial, ho comprato il nuovo correttore della Kat Von D, questo qui è il Locket Concealer, mi piace veramente tanto tanto. Lunedì faccio il video sulla Kat Von D, su quali prodotti, i top e i flop, quali prodotti comprare visto che arriva in Italia, so che questo vi può interessare. Questo qui mi piace tantissimo, la mia è la colorazione L3, super super coprente, lo volevo provare perché avevo già visto recensioni online, appena l'ho provato me ne sono innamorata alla follia. Ho comprato un altro fondotinta, diciamo, in questa haul, e questo qui è quello della Hourglass. Questa volta sono andata veramente, diciamo, ho voluto veramente farmi un regalo perché sto tubetto costa una cifra, cioè veramente costa tipo sui $56. No, forse di più, anche 60. Comunque costa botto, cioè veramente, però veramente ho sentito sempre ottime, ottime recensioni su questo fondotinta. Ho detto, vabbè, me lo compro, mi faccio un regalo per me. Mi faccio un sacco di regali per me, devo dire, però fatevi regali da soli, non aspettate che qualcuno vi faccia regali, fateveli voi da sole. E comunque ho comprato questo fondotinta, sinceramente l'ho provato due volte e ancora non so dirvi se mi piace o se non mi piace. Quello che mi piace è sicuramente il fatto che è super leggero sulla pelle, cioè in senso copre tantissimo. E la cosa fantastica è che sulla pelle non lo sentite, cioè come avere praticamente niente sulla pelle. È una sensazione stranissima perché non avevo mai provato un fondotinta del genere e veramente sono rimasta sorpresa. Però l'ho provato ancora troppo poco per farmi, diciamo, un'opinione su questo fondotinta, quindi vi farò sapere nel futuro come mi trovo, magari se volete vedere una appunto review, recensione di questo prodotto, fatemelo sapere. Forever ho comprato questo, diciamo, boccettino, questo vasettino piccolo. Questo qui sono i nuovi Starlit Powder. Make Up Forever è uscita con una collezione di 5 polveri e 5, diciamo, liquidi illuminanti. Questo qui fa parte della polvere, cioè in realtà non è solo una polvere illuminante, ma può essere usato anche come ombretto. In realtà è questo il modo in cui lo utilizzo, perché il colore che ho preso io, come vedete, è questo bellissimo colore iridescente violaceo, quindi come illuminante non mi sarebbe benissimo, comunque non mi sentirei per niente a mio agio a mettere un illuminante viola. Ovviamente so che persone lo fanno, però io sono abbastanza classica su quello. Però il prodotto, sempre per quanto riguarda appunto make up, è questa matita della Marc Jacobs. Questa qui si chiama Marc Jacobs, come si chiama? Non so come si chiami, metterò il link qua sotto. Comunque è la matita della Marc Jacobs. Ragazze, mi dispiace, ho trovato la matita migliore al mondo, cioè veramente questa è la matita più buona al mondo. Se avete l'occhio che vi lacrima, se avete l'occhio che non fa tenere le matite, questa è la matita che dovete provare. C'è un nero così intenso, non l'ho mai visto in vita mia, e soprattutto quanto mi dura, cioè mi dura un botto nella rima inferiore. Costa perché costa, ma secondo me ne vale la pena, vale ogni centesimo. Ora che l'ho comprato una volta sono fottuta, se posso dirlo, perché la dovrò comprare sempre e ogni volta sarà un trauma perché ovviamente costa. Però è fantastica. E un'altra cosa che mi piace, non la devo temperare, non so voi, ma io odio
Odio profondamente le matite che devo temperare perché mi dimentico sempre il temperino, soprattutto quando viaggio, mi dimentico sempre il temperino ed è sempre un problema. Invece questa basta che la giro e appunto la matita esce, ma veramente se avete bisogno della matita nera, ma nera come il carbone, che dura un botto, questa è lei, la matita migliore al mondo. Prossimo prodotto che secondo me avete già visto in azione, se non l'avete visto vi lascio il link qua del tutorial per San Valentino, è questo nuovo ombretto della Stila. Non esiste cosa più bella secondo me, cioè veramente hanno creato l'ombretto dei miei sogni in una boccetta. Questo qui come vedete è super super intenso, cioè quando l'ho swatchato in store tipo mi è venuto un infarto, tipo oddio, cioè non mi aspettavo che fosse così pigmentato e invece ce lo è, quindi questo è il primo colore che ho comprato, ma fidatevi che mi sa come li vado a comprare tutti, o comunque non tutti ma almeno metà collezione me li compro perché sono fantastici. Sono appunto questi ombretti liquidi super super intensi, super pigmentati, e la cosa che mi piace tantissimo è che hanno l'applicatore come quello di un rossetto, quindi super facile da applicare. Gli ultimi due prodotti gli ultimi due prodotti sono di skincare. Il primo prodotto è questo qui del brand Origins. Non so se Origin viene venduto in Italia, ma credo di sì, perché sulla scatola c'è anche l'istruzione in italiano, quindi presumo che ci sia, non ne sono sicura, in caso metto il link sotto. E comunque questo è un, una sorta di detergente per migliorare, diciamo, per pulire più a fondo la vostra pelle. Qua dice Clear Improvement Active Charcoal Exfoliating Cleansing Powder to Clear Pores, quindi serve appunto per ripulire i pori della vostra pelle. E la cosa stranissima è che praticamente questo prodotto è in polvere, cioè quando l'ho usato per la prima volta, cioè veramente buttiamo la scatola, quando l'ho usato per la prima volta, cioè ci sono rimasta perché tipo ho fatto così e praticamente mi è uscita un botto di polvere, ho detto oddio, non avevo letto bene che era una polvere. Comunque praticamente una polvere che mettete sotto l'acqua, poi sfregate e diventa tipo sapone, insomma, ed è una figata. E veramente ho notato che la mia pelle sta migliorando. Adesso se andate sulle review di Sephora USA, comunque su Sephora Canada, ci sono delle persone che dicono dopo la prima sera che l'ho utilizzato veramente ho già notato che i miei punti neri se ne erano andati, oppure che la mia pelle era super perfetta. Adesso noi che siamo amici qua e sappiamo e diciamo sempre la verità, no, dopo una sera sto coso non fa una cippa lippa di niente, almeno sulla mia pelle non fa una cippa lippa di niente, però devo dire che mi sta aiutando. E soprattutto ho notato che da una settimana che lo uso il diciamo la pelle del naso è più liscia, cioè non so se sapete quando avete tanti punti neri, o comunque non so voi ma io non botto, hashtag fortunata, praticamente ne ho un botto e praticamente è tipo, non ho la pelle ruvida, però non è liscia liscia come magari in punti in cui non ne ho, e devo dire che questo prodotto mi sta aiutando a lisciare la pelle, quindi penso che nel tempo possa aiutare, però non è una cosa miracolosa. E inoltre ho tenuto la scatola, la ragione per cui ho tenuto la scatola era perché vi voglio leggere gli ingredienti, perché la ragione per cui l'ho preso erano gli ingredienti, cioè praticamente gli ingredienti, il primo è glucosio, saccarosio, quindi tipo zucchero, poi praticamente c'è il caolino, l'avena, la lavanda, il limone, la menta, tutte queste piante, quindi praticamente è super super con ingredienti super super ottimi, quindi non ho potuto, diciamo, resistere, perché avendo tutti questi principi attivi, ingredienti attivi, ho veramente pensato che potesse veramente aiutare a pulire la pelle, e in realtà lo sta facendo, devo dire, se bisogna essere onesti, ovviamente non è magico. E poi l'ultima cosa che ho comprato, sempre per quanto riguarda brufoletti o comunque acne, è questo qui che si chiama Eradicate, che significa più sradicare, significa sradicare, ed è praticamente del brand Kate Somerville. Cioè cos'è praticamente? Questo qui è un liquidino che non dovete scuotere, io adesso l'ho scosso come a bestia, ma in realtà non lo dovete scuotere, mettete il vostro cotton fioc, quello lì che usate per le orecchie, insomma come si chiama, lo mettete dentro alla bottiglietta, e poi prendete questo liquido e lo mettete appunto sui vostri brufoli, solo sui vostri brufoli, perché
praticamente questo è, penso che ci sia zinco dentro, comunque prodotti proprio per far seccare i brufoli, cioè praticamente il giorno dopo il vostro brufolo o se n'è andato oppure si è tipo ridotto del 90%, non sto scherzando, cioè veramente è fantastico. Un prodotto similissimo che io in Europa usavo, però qua non lo riesco a trovare, per questo che ho comprato questo, è del brand Mario Badescu ed è praticamente esattamente la stessa cosa, esattamente gli stessi ingredienti, e anche qui lo compravo su beautybay.com, quindi in caso vi metto il link, ma veramente c'è questo qui, se avete un brufolo che vi state sentendo che vi sta per uscire o comunque se avete un brufolo mettete questo, tac, una goccettina tipo rosa, andate a dormire, la pelle tipo attorno si secca e il brufolo veramente si è diminuito. Anche qui non è magico, perché non so, i miei brufoli saranno potenti e strong, però i miei brufoli non se ne vanno. So che persone che usano questi prodotti tipo veramente c'hanno un brufolino, il giorno dopo non c'hanno più niente, beati loro, a me non succede, però veramente devo dire che mi sta aiutando tantissimo. Stavo controllando se ci fossero altri prodotti, però veramente mi sta aiutando tantissimo nello sconfiggere appunto i brufoletti magari che mi vengono quando c'è quel periodo che tutti sappiamo. Oddio, penso di aver fatto il Sephora haul più lungo sulla storia di YouTube. No, veramente, ho comprato veramente un botto di roba, mi sa che mi devo stoppare. Anche se, come vi ho detto, Sephora è talmente vicino a casa mia che ogni volta che esco di casa vedo l'insegna e proprio vengo attratta, cioè è una cosa a cui non riesco a farne a meno, cioè insomma non è colpa mia, è colpa di Sephora che è vicino a casa mia, diciamo la verità. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, adesso veramente la smetto di parlare perché penso di aver parlato abbastanza. Fatemi sapere nei commenti qual è stato il vostro prodotto preferito, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!